La primavera da 22 anni inizia con un viaggio che attraversa il patrimonio artistico e culturale delle regioni italiane e anche Cremona, le sue bellezze da riscoprire. Oggi, in occasione delle giornate del FAI, si sono aperte le porte di Palazzo Zignani, struttura del Cinquecento attualmente sede del Consorzio Irrigazioni Cremonesi e del Naviglio della città di Cremona. È un palazzo di origine cinquecentesche che ha avuto diverse vicende dal punto di vista dei proprietari che hanno abitato, veramente anche delle vicende molto curiose che vi invitiamo ovviamente a conoscere partecipando alle visite guidate che faremo per tutte le due giornate di oggi e di domani con gli apprendisti ciceroni del Ghisleri e del Vacchelli e con delle guide volontarie che come sempre ci danno una mano e rendono possibile questa iniziativa. Come avete scelto i ragazzi? Si sono proposti loro o voi avete individuato dei soggetti idonei, come si dice? Ma direi una cosa e l'altra, nel senso che sicuramente noi avevamo messo gli occhi sui ragazzi che potevano essere più papabili per un'iniziativa del genere, però devo dire che altri ragazzi si sono uniti con entusiasmo quando hanno capito che l'iniziativa poteva essere di grande interesse per loro, essendo ragazzi di quinta, volevano probabilmente mettere a frutto tutte le conoscenze che avevano acquisito in questi anni. È stato un qualcosa di nuovo per imparare a conoscere, vabbè, innanzitutto l'arte e soprattutto cosa c'è a Cremona di importante. Noi ci siamo preparati tantissimo per questa nuova esperienza e abbiamo dovuto studiare diverse parti per poi cercare soprattutto di fare bella figura con le persone che vengono. Sono proprio questi ragazzi a raccontare la storia, i segreti e le curiosità che circondano Palazzo Zignani. Attraverso la visita di Palazzo Zignani si scoprono anche delle chicche, dei piccoli segreti, come ad esempio la nascita del Corpo dei Vigili del Fuoco. Nel 1880 è nata l'idea di creare un'esposizione agraria ed è stato costruito un palazzo apposito, che è appunto questo che vediamo nel disegno, e purtroppo però solamente 10 giorni dopo il termine dei lavori è scoppiato un incendio nella città che ha distrutto interamente il palazzo. E un problema che è nato in questo periodo era la mancanza a Cremona di un corpo dei vigili del fuoco e quindi importantissimo è stato l'intervento di un gruppo di volontari chiamato Brentaton, che erano commercianti, trasportatori e che in questa occasione sono serviti per il trasporto dell'acqua appunto per spegnere l'incendio del palazzo che però purtroppo è andato comunque distrutto. Nell'attuale sede del Consorzio Irrigazioni Cremonesi sono custoditi preziose mappe e antichi strumenti e le nostre giovani guide sono preparatissime. Questi oggetti non sono specifici per il rilievo delle acque quanto invece per la cartografia e il rilievo del territorio, soprattutto per misurare l'andamento del corso d'acqua e le misure del territorio, cioè le loro distanze, le loro lunghezze dai confini o dalle regioni. In modo particolare questi qui sono strumenti risalenti alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, abbiamo cannocchiali, livelli e tacheometri. L'itinerario FAI proposto tra oggi e domani dedicato alle sedi delle magistrature cremonesi delle acque, oltre a Palazzo Zignani, prevede visite guidate all'ex convento dei Gesuiti, attualmente sede del consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio.